Sono Valeria Vaiano. Allora, grazie Gianni. Quindi noi siamo pronti per domenica 28. Ecco, c'è una bella mobilitazione, una bella energia, siamo tutti, come dire, siamo tutti ben motivati a sostenere la causa dei nostri allevatori. Siamo costernati e, come dire, perplessi, scioccati per quello che è successo fino adesso, per gli anni che sono passati. E sconvolti per il fatto che questa nomina del commissario non arrivi. Siamo veramente basiti, sconcertati, non capiamo, cioè l'irragionevolezza che c'è dietro questa cosa. Sono sicura che comunque siamo fiduciosi, siamo sicuri che dato che l'informazione sta camminando velocemente. Ora tutti sanno del vostro disagio, del nostro disagio, perché è il disagio della nostra terra, della nostra economia. E quindi siamo un gruppo che ha sposato subito la causa. Siamo io, Maria Pia Laino, Gino Giammarino, Guido Liotti, Gloria Vardaci, Silvia Cialli del San Carlo e Gino Giammarino, l'editore. Ecco. Ci siamo mossi proprio per fare in modo che gli allevatori sentissero in qualche modo la presenza anche del popolo, della popolazione di noi artisti. Ecco. Allora, moltissime altre adesioni stiamo ricevendo. È ovvio, io qui parlerò semplicemente del programma che abbiamo previsto con le prime persone che hanno dato l'adesione. Il tutto si svolgerà quindi domenica 28. A mezzogiorno inizieremo con il concerto di musica classica di Luca Signorini, che tutti conoscete, violoncellista, quindi musicista tutto tondo, compositore, nonché scrittore e docente al conservatorio, che realizzerà con l'ensemble di 16 violoncellisti 5 sue composizioni, e nonché delle musiche di Tchaikovsky, e per completare poi con O Soldato Innamorato, insomma, che sicuramente sarà travolgente per tutto il pubblico, che sarà sicuramente numerosissimo, perché anche a livello di spettatori stiamo ricevendo moltissime adesioni. E dopo l'intervento dopo il concerto di musica classica, saremo vostri ospiti a pranzo, il vostro pranzo gentilmente offerto dalle vostre associazioni, e quindi sarà un bel momento anche di confronto, di confronto, di dialettico, di scambio di opinioni proprio con gli allevatori e tra di noi. Poi ci sarà il Requiem, perché tutto nasce da questa nostra idea di realizzare il Requiem per ricordare lo sterminio in atto, cioè assurdo dire che ancora è in atto questa carneficina, questa mattanza. È una cosa per me fuori da qualsiasi logica, da qualsiasi logica. Siamo tutti veramente sconvolti. Quindi ritrovarci in questa stalla chiusa che dimostra che cosa è successo, lo vediamo lì, lo vedremo lì, lo vedremo fisicamente, sapremo il deserto che stanno realizzando nel nostro territorio. Comunque, quindi, dopo questo momento di pausa, ci sarà quindi il Requiem, un estratto dal Requiem di Mozart, Lacrimosa, e poi il gruppo che si è messo su, siamo riusciti a mettere su, grazie a Silvia Cialli, a Gloria Vardaci del San Carlo, Alessandro Lerro, sempre del San Carlo, a Spataro, Scala, Pecoraro, ci sono molti studenti che hanno aderito, Maurizio Esposito, Antonio Perrotti. Quindi loro realizzeranno il Requiem, e poi ci sarà una sorpresa,
in realtà realizzeranno anche qualche altra cosa. E poi ci sarà Agnese Laurenza, Bruno Spagna, che è un tamburellista che realizza del territorio, sono, entrambi vivono lì nei pressi, nella zona, e realizza da sé le tamborre e quindi ci parlerà della sua esperienza, porterà proprio la sua testimonianza su questa dura vicenda. I cantori di Caudium di Cervinara, e i nomi li potete leggere già nella locandina. Ho paura logicamente di dimenticare qualcuno, quindi forse è meglio che apro un attimo il mio file. Ecco qui. Dicevo, i cantori di Caudium che verranno da Cervinara, loro realizzano canti a cappella, rinascimentali, hanno dato subito la loro disponibilità, quindi dall'inizio. Io quindi sono molto, molto grata alle persone che senza se, senza ma hanno subito aderito al nostro appello. Sono Pompeo Ferraro, Maria Rosaria Clemente, Elena Sbaragli, Roberto Citarella, Giuseppe Gallo, Gaetano Cecere, che verranno da Cervinara, dicevo. E dopodiché inizia, come dire, la sequenza di artisti napoletani che hanno appunto, che si sentono loro stesso vittime di questa situazione, perché appunto mi dicevano diversi, dicevano: certo, sappiamo benissimo perché il nostro caseificio di riferimento, di fiducia, ha chiuso, quindi ognuno di noi è vittima a modo suo, tra l'altro. Quindi avremo Daniela Cenciotti, Rosaria De Cicco, Marco Zurzolo, Ciccio Merolla, Dolores Melodia, Peppe Lanzetta, Cinzia Mirabella, Patrizio Rispo, che sarà con noi dalla mattina, Alan De Luca e Gino Giammarino, editore, che insomma parlerà pure lui della sua esperienza. Dopodiché ci sarà la performance che io farò con Anna Maria Pugliese, artista a tutto tondo, che faremo una performance che già abbiamo realizzato a Montreal qualche anno fa, e le foto ci sarà la stupenda presenza di Luciano Ferrara, che documenterà questa giornata e spero anche il giorno precedente con i suoi magnifici scatti. E questo un po' spero di non aver dimenticato nessuno. E, io diciamo che l'operazione, la cosa interessante di questa iniziativa è che non tutti sapevano di questa situazione. Io, come dire, io e il mio gruppo originario avevamo visto occasionalmente il documento di report e non potevamo credere alle nostre orecchie. Ecco, se non fosse stato per questo servizio straordinario, non saremmo stati, come dire, informati di quello che succedeva a pochi chilometri da noi. E quindi la realizzazione di questo evento ha fatto sì di arrivare, che l'informazione arrivasse veramente in modo molto più esteso e capillare, molto diffuso, siano quindi non solo nel mondo degli artisti, ma anche, come dire, delle persone, insomma, che svolgono altre professioni. E tutti sono sconvolti e basiti, cioè, non si può pensare, cioè, proprio fuori dalla grazia di Dio, cioè, non si può pensare come possa l'uomo arrivare a distruggere il proprio territorio, le proprie tradizioni, la propria cultura, perché la mozzarella fa parte della nostra cultura, cioè il fatto di sapere che la chain life della mozzarella è stato approvato di passare la chain life, la scadenza della vita della mozzarella da 4 giorni a 40 giorni, per noi è qualcosa di pazzesco, cioè non c'è altra parola, è la follia. Industrializzare un prodotto che nasce come un prodotto artigianale, no? Un prodotto caseario artigianale, è la follia. Ecco, è una questione che poi, come dire, modifica, cioè va a toccare la nostra cultura, la nostra tradizione, la nostra storia. Non è possibile assistere a ciò senza, come dire, far levare la propria voce e fare l'azione. Però io dico, c'è molta ignoranza, quella ignoranza, cioè il problema di non sapere. Io penso che anche alcuni politici non sanno fino in fondo
che cosa si sta muovendo. Voglio leggerla così. Sono sicura che non tutti sono consapevoli di questo sfacelo in atto, perché è uno sfacelo a tutto tondo. Dobbiamo rimettere l'uomo, la natura, quindi con i diritti dell'allevatore, dell'animale. Io ribadisco anche questo, perché anche allora, noi ci siamo mossi con i movimenti animalisti, ambientalisti, abbiamo cercato di arrivare a tutti. A tutte le realtà che possono essere interessate a questo tipo di discorso. È ovvio che questa è l'occasione di cambiare proprio il nostro atteggiamento sul modo di fare produzione e di come realizzare prodotti alimentari in modo ecosostenibile. Cioè non è più concepibile che ci sia un comportamento di tipo così violento, così che non tiene conto che si viola quello che è l'equilibrio naturale delle cose, l'uomo, l'animale, la natura al centro, perché non è più sostenibile, non si può tollerare che in Cina si produca la carne di maiale creando dei grattacieli nei quali vengono messi i maiali per non consumare suolo. Questo vogliamo arrivare a questo per le nostre bufale? No. Noi non ci stiamo, noi vogliamo un cambio proprio della logica di fare, di produrre. Ecco, quindi mettendo al centro la natura, l'ambiente, l'animale, quindi i diritti di tutti devono essere rispettati, quindi un nuovo modo proprio di produrre. Quindi noi siamo con gli allevatori, ma vogliamo anche un'etica determinata, cioè vogliamo che tutto sia coerente nel rispetto ambientale e della natura.